Elisir d'amore e per la prima volta a Villa Baruchello di Porto Sant'Elpidio la famosa opera di Gaetano Donizetti portata in scena dall'Orchestra Lirico Sinfonica di Roma, diretta dal maestro Maurizio Petrolo e dal coro lirico dell'Umbria, diretto dal maestro Alessandro Nisio, con la regia di Giovanna Müller. L'illustre e suggestiva cornice della villa di Marina Picena ha ospitato domenica 7 agosto l'opera in due atti. Entusiasta l'assessore alla cultura di Porto Sant'Elpidio Monica Leoni per aver portato per la prima volta l'opera lirica a Villa Baruchello, dove a fare da scenografia c'era la splendida scalinata del giardino, mentre il cortile era riservato al pubblico. Sono felicissima di aver portato quest'opera a Villa Baruchello perché è una cornice degna, quindi credo che debba essere valorizzata. Oggi, durante l'allestimento della scenografia, durante le prove dei musicisti, ho veramente realizzato la potenzialità di questo luogo, che è bellissimo, è un sogno, quindi non poteva che coronarsi appunto con un'opera bella, simpatica, come appunto l'Elisir d'amore. Con Marche Opera Festival è una collaborazione che abbiamo iniziato già quest'inverno, infatti abbiamo fatto Pierino il Lupo a teatro per i più piccoli, dopodiché abbiamo visto insieme questa villa e ci è venuta l'idea di fare qualcosa durante il periodo estivo. Dopodiché a livello logistico avevamo questa bellissima fontana centrale che ostruiva un po' la visibilità, per cui abbiamo deciso di usufruire della scalinata perché dietro c'è il bosco e quindi fa da scenografia già naturale, che è bellissima. In più abbiamo voluto valorizzare il pubblico perché deve essere appunto coccolato, deve essere in qualche modo privilegiato, e quindi la visione da parte di un palco, quindi dall'alto, è sicuramente quello che il pubblico merita. Assessore, perché puntare sulla cultura per fare anche turismo? Bisogna anche capire che non è solo appunto il turismo fine a se stesso, quello stagionale o quello proprio relativo alla vacanza che porta gente in città, ma è anche quello che è legato appunto ad un evento. Diverse sono state le mostre, diversi sono stati gli appuntamenti letterari che quest'anno abbiamo fatto e che hanno portato in città molta vita e molta altra gente che magari non conosceva neanche la nostra Porto Sant'Elpidio. Questa capacità di riuscire a organizzare eventi di questo genere con sempre meno fondi. Lei è anche assessore al bilancio. Quello che riusciamo a fare insieme alla mia collega è quello di far ricorso appunto a sponsorizzazioni esterne che ci consentano, insieme ai pochi fondi che riusciamo a reperire dal bilancio, di poter porre in atto delle iniziative che devono essere ricordate e che devono valorizzare la città. Poche, ma di qualità. Bella, io con coppie vizie hai tu, perché ne sarai rovella, Nina, via, che vuoi di più? È stato un evento di elevato profilo musicale e culturale, quello promosso dall'assessorato alla cultura del comune di Porto Sant'Elpidio e da Marche Opera Festival, con il patrocinio della Regione Marche. I solisti che hanno interpretato l'opera sono stati Maria Carla Curia nel ruolo di Adina, Gilberto Mulargia, Nemorino, Carlo Morini, Belcore, Alessandro Colombo, il dottore Dulcamara e Assunta Berlingeri, Giannetta. Marche Opera Festival, questa è la seconda edizione, insieme alla Regione e l'assessore al turismo e cultura, dottor Pieroni. Vogliamo valorizzare ancora di più questa bellissima regione che già anche del vostro dialetto suona in musica. E stiamo cercando di fare del nostro meglio, come lei ha potuto vedere questa sera. Io ho conosciuto l'assessore alla cultura diversi mesi fa, poi lei mi ha seguita anche a Trento con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio il 2 giugno, che ho fatto un concerto per la Repubblica. Questo per la passione che abbiamo entrambi per Porto Sant'Elpidio e per la musica. Marche Opera Festival, ripeto, nasce per dare un contributo in più, nulla togliendo i grandi pilastri che Rossini e che Macerata, Ascoli, eccetera, Fermo. Questo progetto di Marche Opera Festival vuole andare nei piccoli posti, nei piccoli paesi dove ci stanno queste piccole bomboniere dell'Ottocento e ville come Porto Sant'Elpidio, per poter dare un contributo ancora di più all'opera lirica in questa, ripeto, in questa splendida regione Marche. Abbiamo iniziato il 1 gennaio a Corredonia per fare il concerto di Capodanno. Andiamo nei posti dove c'è la possibilità e l'unione tra noi artisti e la politica. Noi non diciamo permesso per forza,
La musica è libera, aperta, se viene percepito come questa sera che lasciamo un qualcosa al pubblico, noi siamo soddisfatti. La musica dà pace, la musica dà ricchezza, per non pensare anche al pubblico mondiale che viene, vengono qui con la loro cultura, lasciano dei soldi perché vivono, mangiano, dormono, ma portano anche la loro esperienza. Che fanno poi? Vanno a casa e dicono: sai, sono andato a vedere a Porto Sant'Elpidio l'Elisir d'Amore. Dov'è Porto Sant'Elpidio? E passaparole, vengono più turisti, vengono dove hanno visto l'opera. Questa è anche una ricchezza. Elisir d'Amore, definito in partitura melodramma giocoso, nell'opera trova spazio anche l'elemento patetico che raggiunge la punta più alta nel brano più noto, l'aria Una furtiva lacrima. All'inizio del nostro mandato ci eravamo presi un impegno, quello di riqualificare questa villa che naturalmente negli anni stava cominciando a perdere un po' dal punto di vista strutturale, ma soprattutto di dargli una vocazione. Insieme all'assessore Monica Leoni stiamo organizzando delle manifestazioni bellissime, meravigliose. Abbiamo avuto anche molti partner privati che hanno deciso di affrancarci in queste organizzazioni, e con la serata di questa sera credo che raggiungiamo forse il livello più alto di tutti in assoluto. L'anno scorso abbiamo avuto, grazie a Armonia della Sera, il maestro Bakalov, ma questa sera davvero lo scenario, l'ambiente, l'organizzazione che l'ufficio tecnico è riuscito a mettere in piedi insieme al coordinamento dell'assessore è veramente straordinario, e io credo che una volta che si è arrivati a questi livelli bisogna fare, nonostante le difficoltà economiche, tutti gli sforzi possibili per continuare su questa scia. Forse per un po' di tempo ci siamo dimenticati che la cultura è un grande attrattore, è un attrattore anche dal punto di vista ricettivo, e questo invece ci sta premiando, anche perché la nostra città sta ricevendo veramente la visita di tantissime persone, turisti, gente che viene dal nord, i soliti appassionati della nostra città, gente che si muove dall'entroterra. È la strada sulla quale continuare. Ci auguriamo naturalmente di poter continuare con questa forza, con questa energia, nonostante le poche risorse, però devo dire che finché c'è questo entusiasmo le cose poi dopo si organizzano, e si organizzano molto, ma molto volentieri.